Ciao amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Come vedete sono in camera da letto. Oggi preparerò una crema di rape rosse con crema di caprino. Seguite la ricetta. Ciao! Iniziamo a mettere dell'olio Evo in una padella. Quando l'olio è caldo mettiamo una cipolla tagliata julienne. Mettiamo nella padella 150 g di patate bollite. Mescoliamo il tutto. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamo rosolare tutto 5 minuti. Ora tagliamo a cubetti la rapa rossa. Grossolanamente, tanto dopo andrà tutto frullato, ok? Ora versiamo i cubetti di rapa rossa dove ci sono le patate in padella. Mescoliamo un po'. Così. Mettiamo anche un bicchiere di acqua. Lasciamo cuocere ancora 10 minuti. Allora, adesso dobbiamo preparare la salsa al caprino, quindi spremiamo metà limone, 50 g di caprino, un cucchiaio di olio Evo, un pizzico di sale e iniziamo a mescolare. Ecco, ora dobbiamo regolare la densità, ovvio, così è troppo denso. Aggiungiamo un filino d'acqua, pochina, così. Mescoliamo. Adesso è giusta. Ok. Mettiamo da parte. Se siete arrivati fino a qua, vi consiglio di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale. Grazie, ciao! Ecco qua. A questo punto frulliamo tutto in un frullatore. La crema, ora l'impiatto. Ecco qua, la crema di rapa rossa è pronta. Che bontà! Scusate. Buonissima, si può mangiare anche tiepida. È straordinaria, buonissima, leggera. Quindi, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento. Ciao!